Sii perfetto come il Padre ama. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo il Vangelo di oggi, che è Matteo 5, 43, 48. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Amen. Cari amici, continuiamo ad ascoltare le parole di Gesù in questo capitolo quinto del Vangelo secondo Matteo, che ci viene presentato a noi in Quaresima, proprio perché Gesù prende alcuni aspetti della legge e li riporta alla novità del Vangelo. Se ieri abbiamo ascoltato quello del quinto comandamento, non uccidere, e quindi non uccidere non significa soltanto fisicamente, ma anche con le parole, con gli atteggiamenti, oggi vediamo che cosa significa amare. Sappiamo, e io so coscientemente, che questo è il tema più difficile in assoluto nell'essere cristiani. La differenza, l'evoluzione che c'è tra la fede ebraica e la fede cristiana è che Gesù stesso dice ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questa era la legge antica. La legge che Gesù è venuto a dare è ama il tuo nemico e prega per quelli che ti perseguitano. È una novità assoluta. Ancora oggi per noi è una novità. E molto spesso questo termine novità noi lo prendiamo come un ostacolo. In greco ostacolo si dice scandalo. Cioè, quando noi preghiamo Dio, facciamo il Padre nostro, alcune forme liturgiche o la preghiera stessa nostra insieme, tutto è bello. Ma quando dobbiamo mettere in pratica questa parola, siamo scandalizzati. Cioè, non riusciamo. Non capiamo i motivi perché devo perdonare, perché devo amare il mio nemico con tutto il male che mi ha fatto, perché devo pregare per quelli che hanno fatto del male alla mia famiglia, nel mio lavoro. Perché? Quanti perché noi abbiamo? Gesù dice, io vi dico, amate i vostri nemici. L'essere cristiano lo si vede essenzialmente da quanto una persona ami il proprio nemico. Non significa essere degli sciocchi, quindi in un modo assurdo voler bene a chi ti sta facendo del male, ma significa pregare per loro. Significa che il mio cuore è integro, non si lascia macchiare, opprimere dal male che mi hanno fatto. Il mio cuore rimane libero. Ecco perché Gesù vuole che noi siamo perfetti, come è perfetto il Padre nostro nei cieli. La perfezione di Dio è l'amore. Vi invito, se non avete ancora visto, a seguire il nostro seminario online sulla guarigione del cuore. Infatti, nella seconda serata ho proprio parlato dell'amore. L'amore evangelico, l'amore biblico inteso come agape. Infatti Gesù, quando dice amate i vostri nemici, dice agapate. Non è una filantropia, attenzione, altrimenti sarebbe ridicolo amare il mio nemico in un modo filantropico.
chiaramente non è un amore erotico, assolutamente, è un amore agapico. Di questo proprio ne parlo nel seminario online, perché è quell'amore perfetto di Dio. Dio è potenza pura, cioè la potenza di Dio è amare. Pensate che ci ama quotidianamente, con tutto quello che noi facciamo, diciamo di seguirlo, ma cadiamo, pecchiamo, brontoliamo, feriamo le persone. Dio ci continua ad amare, questa è la sua forza. Gesù ha detto, anche voi siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro nei cieli. Tendete a questo. I discepoli non ce l'hanno fatta. Fino alla fine, fino alla morte di Gesù sulla croce, non sono riusciti ad amare, a dare la vita anche per Gesù stesso. Nemmeno Pietro, che doveva essere la pietra cefa. Allora, che cosa è accaduto? Come è possibile mettere in pratica questa parola? Soltanto grazie allo Spirito Santo. La Chiesa è iniziata con l'effusione dello Spirito Santo. L'amore di Dio si chiama Spirito Santo. Se io quotidianamente non invoco lo Spirito Santo nel mio cuore, nella mia mente, nei miei pensieri, nei miei sentimenti, nel mio quotidiano, nelle mie relazioni, non potrò mai amare i miei nemici, non potrò mai perdonare. Perché il perdono di Dio si chiama Spirito Santo, l'amore di Dio si chiama Spirito Santo. Ecco che quando Gesù ci dice ama il tuo nemico, sta dicendo ti senti oppresso, attaccato, accerchiato dal tuo nemico, invoca lo Spirito Santo. E capirai che questo amore non significa prendersi le botte dagli altri, questo amore significa prega per loro. Mantieni libero il tuo cuore. Dio farà giustizia. Dio interverrà. L'amore per il nemico, quindi, è agape, ma significa desiderare che l'altro si converta e incontri Dio. È meglio pregare su questo tema e parlare poco, perché i nostri cuori sono davvero feriti e appesantiti dai nostri nemici. Allora vi invito, insieme diciamo, vieni Spirito Santo. Vogliamo presentarti tutte le situazioni in cui noi non siamo capaci di amare, non siamo capaci di pregare per i nostri persecutori, non siamo capaci di accogliere gli ingiusti nella nostra vita. Oh Signore, vogliamo essere Tuoi discepoli e accogliere la Tua parola, quella che Tu hai dato in Matteo 5. Per questo invochiamo il dono del tuo Spirito, affinché sia Lui dentro di noi a perdonare, sia il tuo Spirito ad amare. Tu sai che non abbiamo le forze, oh Spirito Santo. Vieni e rafforzaci, rafforza i nostri sentimenti, la nostra volontà, perché possiamo essere perfetti nell'amore così come il Padre ci ama. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora, accogliamo questo slogan sintetico ma perfetto, essenziale del Vangelo di oggi. Sii perfetto come il Padre ama. La perfezione del cristiano non consiste nelle preghiere, ma nell'amore. E come si fa ad amare se non si invoca lo Spirito Santo? Invochiamolo e saremo capaci di amare e degni discepoli di Cristo. Seguite il nostro seminario online anche il prossimo mercoledì per capire come chiudere le porte al male e aprirle alla benedizione. Grazie per avermi accolto ancora. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online La guarigione del cuore. Il Signore Gesù ha la capacità anche oggi di curare il nostro cuore e di guarire le nostre ferite. Ecco perché vi offriamo 3 serate per pregare insieme e chiedere a Dio la nostra guarigione. Mercoledì 14, 21 e 28 febbraio. Iscrivetevi sul nostro sito web. Anna, Signore, perché io...
ti ascolto.